Ciao a tutti, oggi facciamo una domanda che molti di voi si chiederanno: ma che domanda è? Eppure molti la fanno. Allora, gelato fa ingrassare, Lucia? Allora, certamente non fa dimagrire, ma questo per il semplice fatto che purtroppo per noi non esiste nessun cibo che faccia dimagrire. Tutti i cibi comunque sono portatori di calorie più o meno e quindi purtroppo non ci fanno dimagrire. Però torniamo un attimo a bomba, se il gelato fa ingrassare, nel senso è conveniente mangiarlo quando possiamo mangiarlo quando siamo a dieta dimagrante, cioè, diciamo, ci sta bene in una dieta dimagrante o non ci sta? Sì, il gelato ci sta perché dipende ovviamente intanto da quanto ne mangiamo, no? E anche dal fatto che da come lo mangiamo, cioè lo mangiamo dopo il pasto in più o lo mangiamo come pasto. Il gelato può entrare benissimo nella dieta dimagrante come pasto, può essere una colazione, può essere un pranzo, può essere una cena, può essere anche uno spuntino, ovviamente se sarà uno spuntino sarà un gelatino piccolo, se sarà una cena può essere un bel gelato o un pranzo, no? Dipende, un pranzo non è troppo abbondante un gelato, però dipende, a volte ci può capitare di essere fuori, di essere magari al mare per esempio, no? Quindi di non avere appetito o di essere in quella condizione in cui non ci sentiamo di mangiare tanto, e allora un bel gelato può essere un buon pasto. Il gelato contiene, tanto per fare un esempio, diciamo dalle 200 alle 250 calorie ogni 100 grammi, ma 250 già proprio se è ricco. E considerato che un cono gelato potrà essere, se un bel cono, un metro e mezzo di gelato più o meno, insomma, potete calcolare anche voi che non è poi una grossa quantità di calorie. Inoltre il gelato non è, tra virgolette, un dolce, cioè non è un carboidrato schietto, nel senso che da cosa è formato il gelato? Da latte, panna e poi da tutta una serie di sostanze, no? Che possono essere nocciole, cacao, a seconda di come, di che cos'è il gelato, insomma. Il latte, vabbè, la panna è un grasso, il latte è un miscuglio di carboidrati e proteine e grassi pochi, perché il latte ne ha pochi grassi, quindi nell'insieme il gelato è un po' un miscuglio di proteine e carboidrati e grassi, giusto? Quindi non è uno zucchero schietto, non è uno zucchero ad alto indice glicemico, perché appunto gli zuccheri sono mescolati con grassi e proteine, e quindi non è neanche un carboidrato sconveniente, diciamo, da utilizzare, no? Se piace il gelato tende a dare un certo senso di sazietà, no? Forse perché è freddo, forse perché lo mangiamo lentamente, no? Lo mangiamo lentamente perché essendo freddo non è che lo ingolliamo come uno yogurt che a volte nel giro di 15 secondi abbiamo mangiato. Se invece il gelato non piace tanto e non dà senso di sazietà, ovviamente non è un pasto conveniente, perché uno poi si sente desideroso di mangiare qualcos'altro. Quindi mangiamo il gelato come pasto se questo ci appaga. A me per esempio appaga, io adoro il gelato e quindi mi dà senso di sazietà proprio. Un'ultima cosa, molti pensano che sia meglio mangiare il gelato alla frutta perché contiene un po' meno calorie, però il gelato alla frutta invece è più carboidratico, anche perché spesso il gelato alla frutta lo fanno con sciroppi di frutta, con derivati, no? Quindi non è che lo facciano sempre con frutta fresca, quindi tende ad avere forse un tantino meno calorie, ma ad essere uno, diciamo, ad avere più zuccheri e per di più zuccheri ad alto indice glicemico, meno sazianti. Quindi se vi piace, e poi spesso il gelato alla frutta viene scelto non perché piace, ma perché si pensa che sia meno ingrassante. Quindi se vi piace il gelato al cioccolato, mangiatevi pure tranquillamente il gelato al cioccolato, la nocciola, la stracciatella, pinolata, queste ottime cose, in una quantità adeguata, insomma a seconda del pasto che state facendo, godetevelo tutto e buona dieta. Che bella notizia, posso evitare di mangiare fragole e limone, ok? Quindi il gelato può fare più o meno ingrassare a seconda del contesto dell'alimentazione e come ce lo gestiamo. Bene, grazie Lucia e alla prossima per i prossimi preziosissimi consigli sull'alimentazione.